Ragazze e ragazzi, rieccoci qui su Tales of Arise. Forse siamo davanti a una porta che conduce a un boss, non lo so, comunque ci è andato la cura generale. Il problema è che non abbiamo cure noi, o meglio, non abbiamo le nostre solite due cose che usiamo sempre, cioè bottiglia della vita e la gelatina all'arancia. Io mi aspettavo, avrei voluto ci fosse un mercante, qualcuno, eccetera, ma così non è. Vediamo, comunque salvare o salvato, quindi vediamo un po'. Abbiamo fatto tutto un dungeon pieno di mostri, eccetera, un pochino abbiamo livellato. なんだ眠っているのか。いや、保存状態はいいが、全て死んでいる。死体？墓場なのか、ここは。墓にしては。それにヘルガイムキルではない。ヘルガイムキルがダナ人を作り変えてレナ人としてレネギスに住まわせた。 とすれば、どこかにその処置を行った場所があったはずだ。ここがそうだと言うんですか。じゃあ、ここにいるのは皆ダナ人、いやレナ人なのか。おそらくな。それが何らかの理由で放棄されたのだろう。こんなに大勢 連れ去られて、そのまま目覚めることもできずに。 E arriverà qualcuno qua adesso. Non credo che non succederà niente. Appunto. Potremmo passargli sotto, però, no? Devo 55. Aspetta, ma ok, c'è solo questo da mirare per ora. Almeno. Perché lì ci sono delle. Ci sono dei punti arancioni. Appunto. Ah, guarda. Sta a terra un po', attenzione. Di tutto e di più mi mando contro. Dove è andato? Ah, madonna, mi ha quasi seccato. Aspetta, forse cade? Cade. Vieni qua. È un'ammirabile cosa. Non riesco a capirlo. Forse elettricità? Madò, Shiono di vita. Eh no, aspetta. Aspetta, no, mo casca. Esatto, non posso attivare.
Zara. Così. Ok, urca. Cazzo, aspetta. Bottiglia della vita ne avevo una. Ok. Ok, meno male che cade abbastanza bene. Ma è duro. Dai che metà vita incredibilmente c'è. Vado, sono in aria. Giù giù giù. Aspetta. Vieni qua. Vai giù. Secondo me quando gli scoppia sta cosa è morto, praticamente. Ne vado. Opla. Non ha preso nessuno, meno male. Chi è? Chi è? Siamo noi? No, chi è che ha... sentito il suono. Purtroppo adesso è arrabbiato. Le passagli, l'aura blu. Dove sono? Appena gli passa l'aura blu. Finito? Non gli passa. Ok, con l'aura blu non vengono storditi. Quindi questa roba. Aspetta. Ok. Magari non gli passa però. Non so. Aspetta, vai, forse adesso. Ok. E vai per terra. Pop, pop, pop. Meno male, solo lo è stato preso. No, ancora l'aura blu, no. Così è pericoloso. Sarola, finché non passa non posso fare quello che voglio io. Aspetta. Attenzione. I PC sono praticamente esauriti. Gelatina all'uva. Ok,
Aspetta, no, no, Sean. Ah già, non ho i PC, quindi Sean niente, aspetta. Un attimo. 100% dei... Ah, le piste nel 100% i PC. Ok, però ne ho 3. Aspetta un attimo, perché comunque è quasi sconfitto. Elisir, magari. Elisir, andiamo di Elisir. Ok. Aspetta. È quasi sconfitto. Ah no, io non ho la mossa. Attenzione. Adesso ce l'ho. Ok. Vai giù. Vai dall'altra parte. Dai. Ok, è quasi andato, eh. Oh. Oh, bello. Ok.今のやつは何だったんだ。ここで作られて放棄されたものが、そのまま生き延びていたとかでしょうけど、確かめようがないわね。どうしたんです？いや、ふとスルドブリガで誕生したはずの王たちはどうなったのかと思ってね。どういう意味だ？スルドブリガで勝者となるのは、いずれも強力な精霊術使いだ。そしてさっきの敵には 複数の人体を思わせる形状があった。明らかに自然のものではない。あれが勝者の慣れの果て？それがそのままずっと忘れられていたの？あるいはの話だがね。あんなことをどれだけ繰り返してきたんだ。ヘルガイム・キルはレナの精霊がそれをさせたんだ。ただ精霊力を得るだけのために。 49よね。笑ったの。俺が。ああ。ヒオハリムの話を聞いたら、なんとも言えない気分だ。私は可能性を述べただけだ。ズーグルも作られた存在だって話だったけど、ヘルガイム・キルならさもありなんて感じだな。ここに来てから出くわしている連中も少し変わっているが、やはりズーグルなのだろうな。 元々いた生き物を改造して作られたんだよな。ああ。だがこのありさまではレナの生き物はもはやズーグルしか残ってなさそうだ。レナのフクロウだっていたかもしれないのにね。はあ。 Ma siamo messi male. Serve assolutamente una cura, qualcosa. Gelatina all'ananas. Qui niente. Un signor mercante, non c'è. Dimmi che non c'è. Sala di inversione. Ah. Ok, aspetta. さっきの部屋は天意し損ねたのか。でもなんだか見ろよ。逆さま。逆さまになってる。コントラリオ。いや、部屋全体がそうなのか。上下が入れ替わった。先ほどの天意はこれか。
Teletrasporto. Ok, allora aspetta. Teletrasporto all'ingresso attivo. Ok. Ma non voglio proseguire oltre se non ho modo di ricaricarmi. Quindi io posso Vulcano Berg. Facciamo l'Energis, vediamo. Ok. Guarda, a me interessa solo, esatto. Oh, molto bene. Sì. Allora, prima riposo e cucino qualcosa. Magari aumentiamo attacco grande, anche se il tofu... boh, io lo prendo, però... Però... Ok, l'ultima volta l'ho preso... E non abbiamo combattuto mai, praticamente. Ok. E ci siamo, adesso. Vendi. Ho qualcosa che posso vendere. Magari, anzi, prima. No. Qua... Mi manca tutto. Tubo di ferro addirittura, unificatrice. Ammazza. Questo. Ok, pelle camaleonte. Ah, sangue di lago l'ho trovato in uno scrigno. Beh, non posso... Posso prendere nessuna, ma anche per gli altri, secondo me. Infatti... Non pensavo che c'erano altre armi ancora. Lo scudo blu sì. Ma vabbè, no, non lo prendo. Direi di no. Collera divina, sì. Questo non credo. Oh là, no, che roba. Va bene. Che roba. No, comunque roba non posso fare nulla. Quindi ok, vendi. Ci teniamo le armi che abbiamo. Piuttosto vendiamo qualcosa. Ok. Sì, dai, questa magari. E compro assolutamente bottiglia della... Al massimo. Al massimo. Ah, ecco, già... È vero che avevo anche la gelatina all'ananas. Che ripristina il 60% dei PC. Ma me l'ho proprio scordato. Come la gelatina l'altra, vabbè. Però fa niente, fa niente. No, noi... Appunto, meglio... Ok, sì, ecco. Fare il pieno così. Ok. Qua il ranch sarà a posto. Oh. Ok. Ok, almeno. È vero, è vero. Però ho tirato. Ah, c'è. Volendo una missione secondaria, sì. Ma dove? Ah, qua. Vediamo. Rinfrescatemi la memoria. Voi due appartenete all'attuale generazione di Renani. Esatto, quindi siete nati 100 anni dopo di me. Questo mi rende una sorta di antenato per voi e i vostri coetanei. Ma posso darvi l'occasione di mostrare il dovuto rispetto agli anziani. Forse è troppo peso alle parole, ma dubito che il rispetto sia meritato in questo caso.
non saprei, ma credo che questo tipo abbia bisogno del nostro aiuto. Prima di giudicare, vi chiedo solo di ascoltarmi, vedete? Sotto. Fermo, non posso lasciarti continuare. Ovvio, me lo aspettavo, faresti tutto per battermi sul tempo. Non mi sembra il caso di protestare, a volte la ricerca della conoscenza impone di sporcarsi le mani, credevo l'avessi capito. Per questo non intendo tirarmi indietro, non voglio perdere una preziosa occasione. Allora cerchiamo la soluzione più equa, sei d'accordo? Presenteremo entrambi le nostre richieste. Per me va bene, non ho nulla da obiettare. Sentire questi due comincia a girarmi la testa. Devono essere parecchio potenti, se lo ammetti anche tu. Non so cosa vogliate da noi, ma forse vi converrebbe chiedere la vostra opinione. Avresti il coraggio di voltare le spalle a un anziano in difficoltà? Il livello generazionale è tale che i giovani hanno dimenticato le buone maniere. Me ne dispiace. Va bene, d'accordo, siamo disposti ad ascoltarvi, ma affrontate un problema per volta. Non possiamo perdere tutto il giorno in battibecchi. Mi sembra giusto, in questo caso ti cedo volentieri la parola. Io posso aspettare. Vi ringrazio, dunque, come stavo dicendo... Vorrei chiedervi di scendere sulla superficie di Reina e rintracciare uno zugol su cui ho condotto degli esperimenti in passato. È un esemplare deludente, l'ho espulso da Dark Faizol pensando di liberarmene per sempre, ma pare sia sopravvissuto al volo nello spazio. È lanciato nello spazio, che crudeltà. Quindi dovremmo completare il lavoro, giusto? Questa è solo una parte dell'incarico, nello specifico dovete raccogliere un campione di tessuto dal suo corpo. Non mi sarei mai aspettato di vederlo arrivare su Reina sano e salvo. Merita senza dubbio ulteriori indagini. Non è che forse l'ho già battuto? Perché non vai di persona? Potresti esaminare quella creatura più nel dettaglio. Gli studi sul campo non sono nelle mie corde. Se l'intuito non mi inganna, siete molto più ferrati di me nei lavori di fatica. E io che mi preoccupavo di ben figurare. Evidentemente erano scrupoli inutili. Qualcuno soffre di pigrizia galoppante, vedo. Vabbè, ce ne occupiamo noi. Francamente sono combattuto, non posso permettere niente, ma indagheremo sulla questione e decideremo come procedere. Dunque le mie aspettative su di voi non erano infondate. Molto bene, andate a mettetevi al lavoro. Questa faccenda sta rallentando anche le mie ricerche, quindi prima finite meglio sarà. Per scopo aggiungerei che lo zucchero in questione è un gigante con 6 braccia, è un esemplare assai feroce, quindi attenzione. No, allora no. Ma non ho battuto tutti, però un gigante con 6 braccia. Vabbè, ok, vediamo. Vediamo dov'è. Ah sì, vabbè, ok, qua ci sarà sicuramente qualche missione. No, ma io vorrei andare avanti. Dov'è? Reina, a meno che... Aspetta, devo fare così. No, all'astronave. Dov'è? Ah, partenza e decollo non c'è... Ok. Partenza e decollo. Arena. L'importante è che mi sono ricaricato, va? Fammi vedere. Ma è qui? Campione di tessuto. Ah, ma è subito qua. Ah, forse non c'era prima. Perché non ero. Non avevo attiva la missione, probabilmente. Di qua a vedere. Sì. Vabbè, vediamo. È forte, forte, forte. Vediamo. 54. Ah, ma è una braccia devastante. Vabbè. Ah, è subito. Fino
Vulnerabile elettricità. Ma ah, ok. Aia, mi ha seccato, ma voglio che sia Shion. Esatto, a resuscitarmi. Perché poi ci riposeremo. Si sfonda il nucleo. Oh, nucleo sfondato. Ok, forse. Attenzione. Ma mi sembra di averlo già affrontato uno simile a questo. Ok. Ok. È arrabbiato. Aia. No. Attenzione. L'ho preso? Secondo me sì, ma nel momento sbagliato. Cavolo. Aspetta, Shion, vai. Ok. Lo è,
Shona è ancora viva, ok. Aspetta. Ok. Adesso non volevo ricaricare il PC, però... no, però devo. Con la gelatina all'arancia. Ok, aspetta. Ok. No, porca vacca, è stata presa la bottiglia della vita. Per forza. Poi facciamo. Ah ma no, l'ho buttati, porca va. Vabbè. Ok, frantumato. Devo usare per forza un'altra gelatina all'arancia. Poi le compriamo. Ecco, grazie. Porca vacca. No, vabbè, dai, era morto. E vabbè, devo ricaricarmi. Allora, sono tornato ad avere la vita rossa. E ho messo Ringwell nel party. Pensato, magari lei facendo magie elettriche lo abbattiamo un po' più in fretta. Aspetta. Aia. Ah no, mi è venuto istintivo. Cacca. Devo conservarlo per dopo. Aspetta. Ok. Occhio. No. Ok. Ah, ecco perché non mi cura. Però. Ok. Perché non c'avevo PC. Va bene. Fiore astrale, ok. Aspetta. Facciamo così. Qua. Ok, qua si può riposare. Siamo riusciti a trovare lo Zugol su Reina. Ecco il campione. Campione che abbiamo raccolto dopo averlo sconfitto. Ah, Spenido, ho fatto bene a chiedere il vostro aiuto, sembra.
Vedo l'ora di analizzarlo. Non so se riuscirò mai a comprendere fino in fondo i nostri antenati. Non è un'impresa facile, te lo concedo, ma sono certa che ce la farai. Ancora una volta Kisara confidi troppo nelle mie capacità di mediatore. È la pura realtà, dopo tutto hai creato un forte legame tra Danani e Renani. Bene, finto con loro, giusto? È arrivato il mio turno? Sì, certo, io ho tutto il necessario per proseguire le mie ricerche. Ok. Ah, ma questo vorrà qualcos'altro. Ecco qua. Mi stavo aspettando, finalmente è arrivato il mio turno, quindi aprite le orecchie. Vado dritto al punto, ho bisogno del vostro talento in battaglia. Siete di nuovo nel panico, e perché usate sempre quel tono arrogante per chiedere il nostro aiuto? Bando alle ciance, vi sto proponendo di combattere con una creatura sperimentale che ho sintetizzato per l'occasione. Qui la gente non parla d'altro che di prototipi ed esperimenti. Sono tutti così da queste parti? Già, come ti è stato in mente di architettare un progetto così riprovevole? Io agisco solo per amor di conoscenza. Voglio scoprire quale grado di potenza possono raggiungere le singole creature. La vera sfida è determinare i rapporti di forza e individuare l'essere più devastante in circolazione. Se il soggetto sconfigge un rivale di valore, possiamo considerarlo a ragione più potente di lui, ma è difficile trovare avversari degni. Poi siete arrivati voi, come in risposta alle mie preghiere, ho sentito dire che siete dei prodi guerrieri. Quindi vi sto chiedendo di affrontare la mia creazione per scoprire se è più potente di voi. Beh, messo in questi termini, è difficile declinare l'invito. Cosa ti salta in mente? Abbiamo questioni più urgenti a cui pensare. Non possiamo rischiare che qualcuno si faccia del male. Non preoccuparti, possiamo sconfiggere qualsiasi creatura ci troveremo di fronte. Diamoci dentro, forza, cominciamo. Quindi possiamo procedere? Oh, non possiamo farlo qui. Se qualcuno di voi aprisse uno squarcio nella stazione durante il combattimento, finiremo in guai seri. Ma ho trovato il posto perfetto su Dana. Posso trasferirvi a destinazione in un istante. Mi aspetto meraviglia da voi. Sei pronto a combattere? Sì. Iniziamo. Inizio a registrare le vostre prestazioni. In bocca al lupo. La madonna, quanta vita ha questo? Ma così... Vabbè, aspetta. Direi che... non mi va di usare nessun oggetto né niente, quindi io... mi faccio anche sconfiggere, un attimo. Devo dir di no, in effetti. Ah, ma sono... aspetta, questi stanno usando oggetti a mia insaputa. No, fermo. Aspetta. Ok. Aspetta. Ma che non... perché non posso... è fuga impossibile, quindi... ok. No, non resuscitare gente. Maledizione. Posso rendermi? Se mi attaccasse. Ok, guarda. Aspetta. Qua, qua. Ok. Va, oh, bene. No, uno di vita. E non mi prende. Ok. Ah, ma no, ma no, ma quando ti obbligano, fammi tornare fuori da sta roba. Aspetta. Ok, adesso mi sono curato. Vediamo un po', aspetta. Va bene, vediamo. Adesso che mi sono curato, senza usare oggetti, ce la dovremmo fare. Aspetta, mettimi... va? Rinwell, va?
Magari lei mi usa le magie. Oh, bene. Aia. Aspetta. Non capisce niente. No. No, mi hanno... Aspetta. Ah, ok. Ora. Ma no! Ah, ok. Non posso fermarlo. No, mi ha bloccato. Dai, che ce la fai. Ok, e sì. Oh, ce l'ha con lei. Porca vacca. Scione a terra. Aspetta. Vedi che mi usano. Eh sì, mi usano anche le bottiglie loro. Aspetta, scusa, Ma vabbè. E un attimo. Ok. No, perché non ha funzionato? Scusa. Scusa, hanno fatto comunque troppo in ritardo. Lasciano a terra, poi devo rifare il pieno. Madonna. Via.
Poi devo fare gelatina all'arancia. Ma durate 30 secondi però, cioè, cavolo. Porca vacca, oh. No, è tornata in vita. Ah sì, c'aveva una vita, mi pare, in merito. Che grida così, oh. Sei buono. Quindi è metà vita. L'abbiamo fatta. E ancora. Cioè, un'esplosione di roba. Sean ancora giù. Tutte me sta facendo consumare qua, Premuto istintivamente, ma è andata bene. Ah no, è lui. Ok. Uè, qua. Dai che ha la vita rossa. No, 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 no. Così. Ok, l'ho fermato. Ah, ok, sono per terra. Aspetta. Ancora, basta. E su e giù. Sono a zero, aspetta. Ma no. Non mi puoi seccare però. Ok. Chi è? Ah, è andato giù. Aspetta un attimo. Mi sta inseguendo? Ma che cosa?
Dai, dai. Ci siamo. Abbiamo spaccato il muso, sì. Hai registrato tutto, spero. Certamente non posso credere che l'amica tua è stata sconfitta. Di sicuro ho rimediato una magra figura. Poi c'è una curiosità. Perché un Nelgan Quill? Ah, giusto, non sono i vostri superiori. È stata solo di somiglianza estetica. La biologia interna è totalmente differente. Rendere più potente la mia creatura, ho estrapolato e combinato tra loro alcune caratteristiche del supervisore. Aspetta, hai usato parti di Evrek? Ha importanza? L'abbiamo sconfitto, no? Ed è tutto ciò che conta. A me non crea alcun problema, vi ho già spiegato il mio vero obiettivo. Che strano tipo, non lo capisco. Grazie al vostro contributo ora dispongo di utili informazioni da analizzare. A rifletterci potrei impiegare i vostri dati per... No! Beh, se cambiate idea avvertitemi. Scordatelo, non succederà mai. Come preferite, ad ogni modo vi nomino campioni del vuoto. Campioni del... vuoto? Già, mi sembra il titolo giusto perché ha saputo sconfiggere la mia creatura, ovvero di una delle menti più brillanti di Dark Faizol. Campione del vuoto, campione del vuoto. Sai che non suona troppo male? Se ti azzarderai a sfoggiare questo titolo davanti a un estraneo, giuro che fingerò di non conoscerti. Ovviamente non posso accettare la sconfitta, vi sfiderò per il titolo con un nuovo avversario. Su questo potete scommettere. Non vedo l'ora, non ci tireremo indietro. Sì, ma la prossima volta combatterai da solo, ricorda. Detto questo vi saluto, non sono l'unica persona a reclamare il vostro tempo, dopo tutto. Vabbè. Ci ha dato abbastanza soldi. Campione dello spazio. Ecco, appunto, per... ne ho un po' di punti da spendere, ma guarda, aspetta un attimo. Incremento danni punti deboli, agevolazione, penetrazione più 40 e questo no. Qua cosa abbiamo? Riduzione tempo, questi non PC da sazi. Sì, ma di poco però. Ah, arte curativa avanzata. Che ripristini i PV di tutti gli alleati. Però 80 costa. Alla fine noi ne resuscitiamo magari uno alla volta. Cioè, quando sono tutti a terra è la fine dello scontro praticamente. Quindi facciamo questo. Incremento resistenza lancio arti. Perché questo ce l'ho già, magari ne aumentiamo l'effetto. Sì, dai, questo qua. Qui... cosa abbiamo? A fondo del potenziamento contrattacco affilato. Incremento attacco attacco ha circondato, va bene. Va bene. Qui attacco attacco elementare in punto di morte. Facciamo questo così, resistenza più 30. Incremento difesa. Per questo. Difesa più 50, ok. Prendiamo questo. Resistenza più 30. Incremento arti curative, si sa mai. Ah, rimestatore terrestre mi sa che è una arte forte. Ok. Potenza carica magica, che mi sa, secondo me forse adesso mi conviene mettere lei, perché ha delle magie che magari sono più potenti rispetto all'inizio del gioco, quindi... lancia sacra, prendiamo, ok. Ci siamo potenziati un po'. Però non siamo neanche saliti di un livello. Un'altra missione. No, ma io adesso vorrei andare avanti. Facciamo così. Tanto le missioni secondarie non le faccio tutte. Anche perché
Vorrei vedere come finisce il gioco, visto che, insomma, sto iniziando. Sono un po' stufo in generale. Cosa devo fare? Aspetta, dovevo. Ah, ecco, così. Cioè, è bello, non è che è brutto, però, boh, per me, la sta tirando un po' troppo per le lunghe. Cioè, concludiamo e stop. Ecco, sono venuto qua per riposare. No, se no sparisce l'effetto. Cioè, per fare tutte le missioni secondarie, prima di tutto devi livellare a manetta. Ed è una cosa che già da un pezzo io non, ho già detto che non farò. Abbiamo un sacco di soldi. Faccio il pieno. Faccio il pieno, bottiglia della vita, gelatina all'arancia. All'ananas direi di no. Va bene 7. Il resto non lo prendo. No, ma alla fine sì. Oddio, non è che bastano queste due. Più oggetti abbiamo, meglio è. Però averne 15 e 15, cioè fanno. Danno una mano, una bella mano. Armi non penso, perché non ho guadagnato nulla di materiali o altro, a parte l'artiglio maledetto. Anche se dovrei tipo fare il tubo di ferro. Che però, ma non c'è qua il tubo di ferro. Vabbè. Ok. Niente, torniamo. Dov'è? Surena. Esatto, qua. Ripartiamo da qui.